she'll be able. She's putting up all of her cards down. Ciao. On the table, knowing there's no way that she'll be able to win this. Dimmi se c'è una supercar giapponese più bella di questa. Più iconica, più conosciuta, più blasonata, più famosa. Forse sì, ma poi dipende tutto da come si guida. Io sono Matteo e questo è il mio canale. Lei è una Nissan Skyline GTR 34. V-Spec. Targhe oro. Prima vernice. Immacolata. Tenuta da pazzi, tagliandi ogni 5.000 km. Rarissima. Gli interni sono bestiali. 4,5B nel ranking di quanto è messa bene una macchina. Ora, però, se vuoi continuare a guardare questo video, ti devi iscrivere. C'è un tasto qui. Fatto? Perfetto. Buona visione. Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Carrozzeria in alluminio, cofano completamente in carbonio. È una meraviglia perché è una V-Spec, raccontami. La V-Spec, o meglio Victory Spec, aveva qualcosa in più dal modello base. Era più orientata verso pista, vuol dire il cofano alleggerito in carbonio, il diffusore dietro enorme anche in carbonio, le prese aria con lip davanti per i freni, sospensioni ribassate. Era un po' più assettata per pista. Una full optional pensata per la pista. Esatto. Come la vedi? 1999 trazione integrale, ma con una ripartizione che partiva da un 90-10. Partiva da un 90-10, si sente che è anche, sì, un 90-10, però poteva fare il 50-50, poteva dividere dietro la coppia destra-sinistra, solo la V-Spec però poteva fare questo. Come fa lei a capire quando deve ripartire la trazione anche sull'anteriore? È un po' più come il sistema che ha la Mitsubishi Evo, che vede il sterzo dove va, vede l'acceleratore dov'è, come acceleri, la velocità, il sensore G, e c'è il computerino. C'erano svariate impostazioni come farti vedere pressioni, temperature. Se pensi 1999, anche poi con ruota posteriore sterzante, che non questa era in l'unica. Più, su tutto questo sistema in più c'ha le ruote sterzanti dietro che possono fare o il parallelo o sto andando l'opposto. Pianissimo, ho le mani che sono bagnate. Porca miseria, mai così tanto in tutta la mia vita. Si guida da Dio, a me sembra davvero veloce anche se tu dici che non è un missile. Da libretto dice 280 cavalli, ma non ci crede nessuno. In quegli anni lì ne avevano sempre un po' di più. Negli anni 90 i giapponesi si erano limitati col Gentleman's Agreement a non fare macchine che superavano i 280 cavalli o i 180 all'ora. Però lo sappiamo tutti che queste, le Supra, ne avevano di più. Di solito queste ne avevano tra i 320 e i 330.
Questa qua, il bello, che c'ha un pacchetto Nismo Sports Resetting, che era il pacchetto di base più piccolo che si poteva comprare all'epoca, però usciva già così dalla fabbrica, che costava 15.000 euro all'epoca e conteneva un assetto cambiato, la frizione rinforzata bidisco della Nismo, tubi in treccia per i freni, un po' un ritocco sul motore come aspirazione, candele e soprattutto la centralina che la doveva spingere a 3,55 come cavalli, questa l'ho rullata a 3,80. È un missile, infatti, come ti dicevo io. RB26, 6 cilindri RB26, in RB26, qualcuno già lo conosce forse, sì. Fa parte del gruppo RB della Nissan, che sono tutti motori 6 cilindri in linea a benzina, c'è l'RB20, 25, 26, 28 e 30, il 30 è solo un aspirato, il 28 era solo un elaborato della Nismo, il 26 è nato da corsa, diciamo, è un motore da corsa, nato con la 32 per dominare il gruppo A, sì, all'epoca, era stravinto di tutte. Sì, perché spinge fortissimo, fa gli 8200 giri, sembra un aspirato. Questo perché c'ha le 6 farfalle singole al posto di una sola, c'ha le turbine gemellate abbastanza piccole, non ha quella spinta della turbina ai bassi giri, però poi gira e produce. Sì, me ne sono accorto. È bella da morire, il colore è fantastico, il mio preferito è il blu che preferisco. È di il suo, sì. È il suo. E poi questi cerchi che ti sei comprato, i cerchi devo dire che me li sono comprati io a Natale. È zeccato proprio, sono stupendi. Sono quelli per questa macchina, c'ho anche quelli originali, però questi sono i suoi. No, è troppo bella. Quando è che ti è scattata questa passione per questo modello specifico? Beh dai, poco dopo la patente ognuno aveva il suo desiderio di macchina che voleva avere. Questa qua è nata ancora prima, no? Con Gran Turismo, Need for Speed, tutti l'abbiamo giocato e tutti la volevamo alla fine. Grazie a Dio ci sono riuscito. L'abbiamo portata sul canale oggi e quindi penso che tanta gente sarà contenta di vederla, perché questa nello specifico è una versione tenuta davvero 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 bene, che hai preso in Giappone. L'ho presa in Giappone tramite, mi sono appoggiato all'importatore Torque GT dell'Inghilterra, l'ho portata in Inghilterra, l'ho fatta immatricolare e diventare europea per facilitare alcune cose. Com'è andata? È stato facile? È stato abbastanza facile poi alla fine. Però portarla direttamente in Italia, purtroppo con la burocrazia che abbiamo noi, sì, impossibile. Così non è stata toccata, è diventata europea e è qua in strada. A proposito di non toccare questa macchina qui, è quello che devi assolutamente fare. Lasciarla non ci penso così, neanche. Non ci pensi neanche, fai molto bene. Madonna santa, al limitatore così. Quando l'ho guidata ho sentito che era a posto, tutto a posto. Pensa che sono solo il secondo proprietario, adesso c'ha su 90.000 km, l'ho presa a 70.000. Sì? Sì dai, l'ho ottenuta anche bene alla fine. Come funziona quella cosa del ranking per valutare una macchina, mi spiegare? Allora, l'abbiamo importata che l'avevano valutata 4.5B, vuol dire il 4.5 l'interno, il B è l'esterno. Un 5A è una macchina nuova di fabbrica. Ecco, quindi per cui con vale 18 dire... anni trovarla così è il massimo, secondo me. No, infatti me. Sono convinto che questa è una rarità in Italia. Senti, ma è contenta tua moglie dell'acquisto? Domanda non d'obbligo. Domanda non d'obbligo. Tanto, però... Però quelli sono desideri. Io sono così. Che... Sì. Dai. Grazie, grazie che me l'hai fatta guidare. Volentieri. E poi in questo posto magnifico siamo a Vipiteno, ragazzi. Il Val Sarentino. Diciamo la verità, questo è Pennes. La località è Pennes, sì. Ok, pronunciato bene? Pennes, Pens. Pens, pensa bene, capito. Pens o Pans. Come andiamo con l'audio? Tutto bene l'audio? Ti faccio tanti complimenti. Grazie. Perché sta macchina è una bomba. Grazie. Che gioiello. Siamo contenti, ma guarda chi c'è là. E quel matto di Seb. No.
paper, to my put my problems, problems, paper, dial up the deputy, mad at my brown, brown, brown. Cosa che mi viene in mente di fare è rispettarla, sinceramente. Non sono abituato a guidare a destra e quindi c'ho paura. Nonostante abbia fatto 150 video in poco più di un anno, il momento in cui mi sono appoggiato qua ho cominciato a sudare, ma non solo le mani. Tutto reale? È un po' un pezzo di storia la macchina, no? Un po'? È un'enciclopedia di storia. Mi sembra davvero in bolla, mi sembra davvero a posto. È tenuta molto bene. Molto bene, si sente assolutamente da come non scricchiola, da come è messa su strada. Il cambio gate track è fantastico, è identico a quello della Supra. Che è sempre stato un cambio della Madonna. Sempre il cambio che tra casa e marcia. Non siamo neanche arrivati a 8. Lei va così. E ok, ok, calma. No, non va bene. Nonostante i 1550 kg sembra una piuma rispetto al GTR R35. Io quello non l'ho mai provato. Ah, interessante. Che bisogno hai di provarlo dopo che hai questa? Sinceramente. Beh, come prestazioni immagino che sia molto meglio quello. Madonna santa. Al limitatore così. Datemi i guanti perché ho le mani bagnate. Spinge come un aspirato, no? Spinge come un aspirato in alto. Sì, è vero, è lunghissimo. Più giri le dai, più va. È lunghissimo. Mamma mia, che macchina che hanno fatto nel 99. Ah, giugno 99. L'hanno fatta solo 3 anni poi alla fine. 3 anni e 10.000 esemplari. V-Spec molto meno, M-Spec ancora meno, che sarebbe la versione V-Spec ma con sedili in pelle. Non è umana questa macchina, ragazzi. Disumana. Ho il terrore di infilare la marcia sbagliata, Aaron, te lo giuro. Quanto è bella, quanto! Allora ti dico, rispetto all'R35 in salita
Senti che manca un po' là sotto ai bassi giri, un pelo. Immagino. Però è anche vero che viene su fino a 8200 giri. Sì. E viene su molto molto velocemente e in maniera del tutto feroce, lineare. Questa è V-Spec, c'è anche la M-Spec che monta l'interno in pelle. C'è la V-Spec 2 che sarebbe la seconda serie della V-Spec, cambiano solo l'interno in nero, sempre modello da pista. E poi ci sarebbe la Nure, l'hai mai sentita? Che sarebbe? Il modello evoluto della V-Spec, motore rinforzato, turbine rinforzate, ancora più da pista, prodotta solo in 1000 pezzi. Sì, per quelli ormai non basta un rene, neanche due. No, sono decollati, lievitati i prezzi. Sì, sotto i 200.000 mi sa. Mamma mia. Che demonio, è un demonio, è un demonio. Lo prende bene l'acceleratore, eh? Sì, prende bene anche subito. Infatti no. Non lo so, sai, arrivare e fare un video così pronti via con una macchina del genere è un po' difficile. Uno, perché le porti rispetto, e due, perché sai che è una macchina che se ci vai a sbattere da qualche parte ti ammazzi. Ma non perché ti fai male, perché proprio a patto che tu non ti faccia male, poi rimani traumatizzato a vita. E quindi ci vado coi guanti, sai che c'è? Ma perché bisogna strafare la vita? Questo già è un miracolo che io sto a bordo di una macchina così. E poi ha una dinamicità di guida della Madonna, è proprio bella da guidare. Proprio, assetto, proprio, trazione, proprio cambio, funziona veramente bene, no? Non te lo so spiegare, è una sensazione che vorrei stare zitto e godermela, però non posso perché siamo sul canale e bisogna raccontarla. Madonna santa. Poi quanto tiene? Nuova sta macchina, ma come l'hanno tenuta? Come l'hai tenuta? Ti sei un po' tipo Seb, eh? Voi del nord siete dei maniaci della perfezione. Ecco perché questa macchina è tanto amata, perché quando la guidi godi da morire. È una goduria. Puoi far altro che godere. Sì, ha ricevuto un sacco di hype per i film, per i videogiochi. Vabbè, però ho capito. Però ha anche il suo motivo tecnico, certo. Perché la guida è da cercare il paragone con una, anche con una macchina moderna ormai. Questa colonna sonora che ti pervade le meningi. Dai, diciamo che sono a posto per un altro mese e mezzo adesso. Stereo di serie, pensa a te, a tripla funzione, CD, cassette e mini disc. Oh, chi ce l'ha il mini disc? No, ce l'hai solo tu. Ce l'hai solo tu. Penso che anche chi vedrà questo video godrà. Non per il mini disc, per com'è lei. Un ringraziamento speciale va ad Aaron, che nonostante abbia acquistato l'auto tra le più gettonate sul pianeta Terra, mi ha permesso di guidarla e di farmi passare una giornata splendida. Spero che con queste immagini anche voi abbiate passato un bel momento. Il video rimarrà online per sempre, io credo, ed è un video molto elegante, così è stato concepito. Quindi ragazzi, lasciateci un bel like, 1000 commenti e soprattutto iscrivetevi al canale. Grazie, grazie, grazie a te, mille Matteo, grazie. E guardate che posto meraviglioso, ragazzi. Con lei, con lei.
Ciao. It hit me so hard.